Oltre il sogno, oltre ogni imprevedibile soddisfazione, oltre ogni limite. Si dice spesso che dal caso nasca cosa, massima inadatta a chi ha rivoluzionato il mondo del calcio italiano a suon di trofei e lavoro maniacale, ma ugualmente parte del via alle riprese di una saga cinematografica irripetibile. Gli anni scolastici vissuti in maniera distratta, il lavoro nell'azienda di calzature del padre come breve transizione verso una vita che nemmeno lui avrebbe mai immaginato. Eppure, Arrigo Sacchi e il verbo dirigere hanno viaggiato a braccetto sin dal principio. Il desiderio di una sedia da regista da una parte, quello di una bacchetta da direttore d'orchestra dall'altra. In mezzo, ciò che avrebbe poi prevalso, il calcio, praticato fino all'età di 19 anni e abbandonato, almeno da giocatore, davanti ad una coincidenza finita per cambiare tutto. Un fastidioso mal di schiena a frenarne l'attività agonistica, il provocatorio invito ad allenare, servito da un dirigente e bibliotecario, rivelatosi maestro di vita a 360 gradi. Alfredo Belletti, anima di quel fusignano, otterrà il merito di aver scovato la reale vocazione di chi, col tempo, sarebbe divenuto profeta, portatore di un messaggio futuristico in grado di cambiare tutto. Dopo un mese, Sacchi parla e pensa già da allenatore, reinventando calciatori in nuovi ruoli, sfornando nuove idee e vincendo il primo campionato della sua vita. Inizio di quella che sarà la fine del mondo, seduto sì, come avrebbe voluto, ma su una panchina, con il ciak sostituito da taccuini continuamente aperti e richiusi in ogni giornata di lavoro. Per ogni tappa della propria carriera, Sacchi non fa e non farà differenze, a prescindere dai differenti palcoscenici toccati. Arrigo vive in apnea per curare ogni dettaglio sul campo, ispirato dal Real Madrid di Puskás e Di Stefano e dal Brasile del 70 nel promuovere un calcio totale e dominante, volto al grande sacrificio collettivo. Il campionato primavera vinto con il Cesena e la promozione in Serie B ottenuta con il Parma catturano l'attenzione di Silvio Berlusconi, pronto a valutare ancor più da vicino l'operato di Sacchi in occasione della sfida nella Coppa Italia 86-87. Il doppio successo crociato porta il presidente rossonero ad una stretta di mano e alla promessa di seguire le avventure sacchiane nella parte conclusiva della stagione. Interesse che sei mesi più tardi, superando la forte concorrenza della Fiorentina, si tramuterà a sorpresa in intesa ufficiale. Il 2 luglio 1987 Sacchi viene presentato alla stampa come nuovo allenatore di un Milan che, di lì a poi, avrebbe intrapreso il cammino verso il mito. O siete dei geni o siete pazzi. La reazione di Sacchi alla scelta della dirigenza rossonera è specchio dell'umiltà di un signor nessuno pronto a raggiungere grandi traguardi attraverso la propria metodologia di lavoro. Arrigo firma in bianco per un anno, durata contrattuale che manterrà anche nel resto della propria carriera, costantemente propenso nel valutare l'idea di ritirarsi al termine di ogni massacrante annata. La richiesta di Berlusconi, però, non ammette altri pensieri: portare il Milan a diventare la squadra più forte al mondo. Il suo 4-4-2 non prevede attori protagonisti, non è mai il giocatore a far la differenza, ma il gioco. Sacchi vede calcio ovunque, in un modo tutto suo, posizione muove olive a tavola per spiegare i movimenti dei terzini, pretendendo in ogni allenamento lo stesso sforzo profuso in ogni partita. La sua volontà è quella di dominare gli avversari, vincendo con pieno merito e... giocare sempre bene deve essere l'altro obiettivo. Aspetti mostrati alla perfezione nella sua prima uscita sulla panchina rossonera, in occasione del 5-0 in Coppa Italia, rifilato al Bari. L'esordio in campionato con il Milan, arrivato il 13 settembre 1987 a Pisa, alimenta le buone sensazioni di un avvio di stagione che sembra positivo. Le prime difficoltà, però, attendono Sacchi dietro l'angolo. La squadra, stremata, fatica a seguire ritmi e dettami del suo nuovo allenatore, perennemente alla ricerca della perfezione tra urla e indicazioni via megafono. Il KO interno contro la Fiorentina e l'eliminazione dalla Coppa UEFA, maturata contro gli spagnoli, fanno piombare il tecnico nel mirino delle critiche. Berlusconi convoca la squadra a rapporto, nutrendo massima fiducia nel proprio allenatore. Chi segue Sacchi resterà, chi non vorrà farlo andrà via. Il risultato, settimana dopo settimana, porterà alla nascita della leggenda. Dal successo di Verona, il Milan non si fermerà più, giocando un calcio a memoria anche senza Van Basten. Divertendoci e facendo ponti. Imbattibilità mantenuta fino a fine campionato, al termine di una straordinaria rimonta con sorpasso sul Napoli, e impresa compiuta. Al primo anno in rossonero, Sacchi conquista il primo titolo di campione d'Italia nella propria carriera. Grande Milan! Ehi, mamma!
Staffetta all'opera, con voglia già di migliorare e conquistare definitivamente i propri tifosi. Il ritorno del Milan in Coppa dei Campioni offre a Sacchi la possibilità di mostrare sempre più il proprio calcio all'Europa intera. Percussione e persuasione totale negli allenamenti settimanali, con un solo scopo: vedere il suo 4-4-2 portare pressing a tutto campo, con o senza palla, difendendo a zona e portando sempre un centrocampista a supporto di Gullit e Van Basten, con l'obiettivo di formare continue possibili triangolazioni per mandare gli avversari in tilt. La prima uscita, con successo, sul campo del Vitosha è solo il trailer di un film epico, storia di eroi capaci di andare oltre ogni limite, superando notti thriller con coraggio e con il brivido, ma anche stordendo e abbattendo giganti del calcio mondiale. Sono tanti anni che affronto dei maestri, perché sono sempre stato l'ultimo arrivato dappertutto, quindi li affronterò come ho affrontato in passato tutti gli altri maestri che ho incontrato. Il 5-0 al Real Madrid è il manifesto dell'idea di calcio sacchiana. Il 4-0 all'Steaua a Bucarest, in un Camp Nou tutto rosso-nero. Il biglietto da visita per la storia. Quel Milan verrà semplicemente riconosciuto come la squadra più forte di tutti i tempi. Le riprese della saga degli immortali sono ormai ampiamente partite. Dopo aver convinto Berlusconi a puntare sugli attori giusti sin dall'inizio, nel caso degli arrivi di Ancelotti e Rijkaard, Sacchi dirige alla perfezione il proprio cast verso nuove conquiste. Ogni nuovo trofeo in bacheca è conferma di un pensiero vincente inculcato nel mondo del pallone. Chiunque fosse sceso in campo avrebbe dovuto saper dare una mano. La vittoria doveva essere ottenuta esclusivamente con dominio e merito. Posizioni mai fisse, sincronismi studiati alla perfezione, tempi e distanze calcolati con precisione. Sinergia perfetta che porta il Milan ad annullare gli avversari, conquistando anche la prima Supercoppa italiana e la prima Supercoppa europea della storia rossonera. Obiettivi centrati costantemente al primo colpo, lavorando in maniera ossessiva per raggiungere ogni traguardo. Con Sacchi l'idea di individualismo italiano sparisce di fronte ad una coralità mai vista prima, in grado di condurre all'apice del calcio mondiale. È un tipo di calcio che tira, che piace, e questo direi importante. Occhio, pazienza, memoria e fortuna. La ricetta vincente di Arrigo funziona alla perfezione anche in occasione del primo trionfo sacchiano in Coppa Intercontinentale, targato Evani. Ultima, prima volta di un'avventura che avrebbe poi portato Sacchi a ripetersi anche nella stagione successiva, diventando il primo allenatore italiano nella storia a sollevare, per 2 anni in fila, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale e Supercoppa Europea. Fantastica storia di quel signor nessuno, capace di viaggiare ben oltre l'immaginazione e il concetto di sogno. Sono andati anche troppo forte rispetto a quello che pensavo. Dimostrando a tutti come si potesse allenare e trionfare anche senza essere stati campioni sul campo. Dopotutto, da una delle massime targate a Rigo, un fantino non ha mai fatto il cavallo. Scena e battuta finale di un grande classico del cinema calcistico che non tramonterà mai.